Siamo con il presidente della Brictense Vittorio Bernardini, partita sfortunata. Partiamo dal primo tempo, forse un primo tempo molto sottotono, 1-0 da parte loro subito all'ottavo minuto, secondo tempo dove c'è stato un forcing infernale in attacco, però forse poca precisione sotto porta. Direi proprio di sì. Allora, il primo tempo siamo entrati in campo scarichi, secondo me, perché i primi 10-15 minuti non abbiamo retto bene il campo e loro giustamente ci hanno punito. Poi abbiamo avuto diverse occasioni, anche una clamorosa nel primo tempo che non ha portato purtroppo al pareggio. Il secondo tempo è stato per noi un calvario, perché alla fine abbiamo, non dico dominato la partita, comunque abbiamo sempre avuto il pallino del gioco, abbiamo avuto qualche occasione. Da tifoso posso dire che forse c'era anche un rigore a fine partita a favore nostro, perché il portiere ha fatto un'uscita sbagliatissima e secondo me quella era rigore, però vabbè, il calcio è questo e accettiamo il risultato. A proposito di calcio e di fattualità, la prima partita è andata bene, è giocata bene, la seconda partita c'è stato qualcosa che si è rimesso a posto all'ultimo, bisogna però forse continuare proprio così per riprendere la china e per cercare un'altra vittoria subito. Guarda, secondo me oggi hanno patito più che altro il fatto di fare la prima partita in casa e quindi sentivano una responsabilità maggiore, quindi però la strada è quella giusta, insomma. Noi il nostro campionato sappiamo benissimo a cosa puntiamo e qualsiasi cosa di buono verrà l'accetteremo. Accettiamo oggi, ti ripeto, accettiamo la sconfitta, anche se ritengo che sia immeritata, però comunque l'accettiamo. Perfetto, io la ringrazio e vi faccio un in bocca al lupo per le prossime. Grazie mille, grazie.